Perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio Sergio per l'introduzione, peraltro preziosa perché ci porta dentro un po' il fantastico mondo dei social, e quindi la loro importanza, il fatto, come diceva Sergio, che probabilmente noi abbiamo cominciato con questo gruppo Pia Social che è complice di questi webinar, con diciamo, un'attività di promozione dell'uso dei social nella PA perché crediamo fortemente che effettivamente rappresentino uno strumento di grande contatto e di grande calore rispetto all'utenza che può far fare una, diciamo, un cammino nuovo nelle pubbliche amministrazioni. Come ricordava Sergio, serviranno probabilmente interventi normativi o comunque delle modifiche a norme già esistenti per dare un pochino la sensazione che tutto questo non sia una simpatica sperimentazione di chi con impegno, fatica quotidiana e anche insomma con una certa dose di artigianato, come forse state sperimentando voi stessi quotidianamente, si cimenta con l'uso dei social nelle PA. Per quanto ci riguarda, appunto al Ministero dell'Istruzione abbiamo fatto questo investimento, lo stiamo facendo dal 2014, in particolare io sono il capo ufficio stampa ed è in capo all'ufficio stampa che, scusatemi il gioco di parole, ma molto senso, abbiamo messo la gestione dei social perché crediamo fondamentalmente che debbano essere uno strumento di grande immediatezza. Quindi questa è una scelta a monte, è una scelta su cui la PA dovrà riflettere, come diceva Sergio poco fa, proprio perché poi ognuno in realtà questa gestione la sta decidendo in proprio nelle singole amministrazioni, nei singoli comuni, nei singoli ministeri. Pia Social, dicevamo prima, è un investimento sulla comunicazione istituzionale. Noi crediamo che i social siano un pezzo importante di questa comunicazione istituzionale e come Ministero ci siamo, come dire, concentrati su una rosa di social. Oggi in particolare parleremo di Telegram con voi perché forse è uno strumento nuovo, non utilizzato da tanti, è uno strumento con delle grandi potenzialità, noi crediamo, però vi faccio una brevissima introduzione. Insomma, che va un po' leggermente fuori dal tema del webinar, ma su cos'è Miur Social, perché ha molto senso per poi parlare di Telegram. Fondamentalmente noi come Ministero della Pubblica Istruzione, quindi un bel ministero consistente, come dico sempre, siamo un po' una polveriera perché ogni giorno ne succede una e quindi chi sta qui nella mia scrivania, questa è la mia scrivania, diciamo vive delle giornate abbastanza concitate e questo credo capiti a tutti quelli che lavorano in una pubblica amministrazione. Però siamo tre ministeri in uno, quindi gestiamo un grosso pacchetto di informazioni. Ad un certo punto abbiamo capito che il sito internet non era più sufficiente per gestire queste informazioni, che comunque c'è un traffico importante sul nostro sito web, ma che questo traffico è molto concentrato in alcune parti della giornata, è molto legato a una certa tipologia di utente e quindi in particolare per quanto ci riguarda gli insegnanti che principalmente avendo sul sito anche l'accesso alla loro posta elettronica, quindi alla posta di istruzione.it, frequentavano il sito principalmente per andare sulla loro posta o per gestire i servizi diciamo legati alla gestione del profilo personale, del profilo professionale, c'era tutta una serie di informazioni che di conseguenza non arrivavano ad un'utenza allargata. Noi come Ministero nel 2014 abbiamo deciso di investire sui social proprio per, come dire, per poter allargare la platea, per poter arrivare ad un'utenza sempre più trasversale e quindi abbiamo cominciato a fare delle scelte. E la parola scelta è fondamentale per la gestione dei social da parte di una PA, secondo me è una delle parole chiave che credo vi troverete o vi sarete già, diciamo, trovate ad affrontare o ad utilizzare nelle vostre gestioni, se utilizzate già Facebook, se utilizzate Twitter, o se utilizzerete Telegram o comunque qualsiasi mezzo vi troverete a gestire. Perché? Perché ovviamente innanzitutto a monte, come diceva Sergio, c'è una scelta di carattere comunicativo. Il gruppo Pia Social e quindi i ministeri italiani in questo momento stanno utilizzando molti social per una precisa scelta comunicativa, che è quella di cercare di allargare l'utenza, quindi voglio comunicarti qualcosa e lo voglio comunicare ad un mondo sempre più ampio che possibilmente copra trasversalmente per quanto ci riguarda i cittadini, quindi non soltanto i nostri stakeholder abituali, vogliamo arrivare di più agli studenti, vogliamo arrivare di più ai genitori.
o comunque chi vuole capire che cosa sta facendo il Ministero dell'Istruzione. Volevamo smettere di essere il Ministero delle circolari, quindi come dire un mondo patinato in cui sostanzialmente si parla soltanto per linguaggi complessi, per meccanismi burocratici, per documenti, come dire, appunto di carattere burocratico, e quindi siamo scesi nel campo dei social. Abbiamo cominciato con Twitter perché volevamo uno strumento di forte immediatezza, ci siamo diciamo riattivati una pagina Facebook che era stata più o meno lasciata abbandonata, abbiamo un nostro canale YouTube, abbiamo aperto un canale SlideShare per la condivisione dei documenti che si è rilevato peraltro un canale veramente utile e veramente importante, e quindi come dire consiglio vivamente se non lo avete di attivarlo, e abbiamo ovviamente diciamo, un profilo Flickr per poter caricare le foto ufficiali sia del ministro che del ministero. Quindi ci siamo dotati di una galassia di social e abbiamo come dire, aggiunto a questa galassia in tempi recenti anche Telegram. Credo che voi vediate le slide e quindi io comincerò ad addentrarmi a questo punto nella descrizione delle slide e nello spiegarvi come utilizziamo Telegram. Telegram è l'ultimo in ordine di tempo dei social o comunque degli strumenti di comunicazione e di condivisione sociale che abbiamo aggiunto nella galassia Mio Social. Ripeto galassia Mio Social perché credo sia molto importante che quando una PA comincia a scendere nell'arena dei social, scelga innanzitutto una propria identità social, una identità molto definita, ovvero un nome, un'immagine che vi caratterizzino e che quindi possono essere declinate su tutte le piattaforme affinché siate sempre riconoscibili. Questo, se fate un giro tra i ministeri, è una posizione che abbiamo condiviso nel gruppo PA Social e che stiamo tutti quanti attuando in modo trasversale. Lo stanno facendo tutti, in ultimo la Farnesina, per esempio, che sta molto incrementando l'altro giorno attraverso la discesa in campo su Instagram le proprie presenze sui social. Quindi crearsi un'identità e portare questa identità nei diversi contenitori, facendolo di volta in volta ovviamente con i linguaggi di quel contenitore e rispettandone le regole, i modi e i tempi. Ed ora vedremo come farlo su Telegram. Io vi segnalo solo una cosa, vedo il mio contatore che non va alla rovescia, quindi poi chiedo a qualcuno di coloro che coordinano il webinar di avvisarmi se ad un certo punto sforo i tempi. Ok, perfetto, mi dicono di stare tranquilla, mi avviseranno. Dicevo, Telegram è l'ultimo arrivato in casa Mio Social. Noi siamo su Telegram da maggio e poi più tardi vi mostrerò i numeri, ma è diciamo uno strumento che noi abbiamo voluto per due ragioni. Perché ci permetteva di fare una cosa molto importante per un'amministrazione, io credo, ma in generale per chi fa comunicazione, arrivare in modalità push ai nostri utenti. Quando qualcuno vuole seguire il MIUR su Twitter piuttosto che su Facebook, piuttosto che su YouTube o ancora diciamo leggendo le notizie sul nostro sito, fa un atto, come dire, molto attivo, nel senso che va sulla nostra pagina Facebook, va sul nostro canale Twitter e di solito deve attivare le notifiche, chiaramente quindi farlo in modo volontario per poter essere raggiunto dalle nostre notizie. Noi volevamo anche uno strumento che mettesse l'utente in condizione di avere delle informazioni anche in modalità comoda, diciamo, direttamente sul telefonino. Sappiamo tutti che ormai chi è che non ha questa benedetta scatola nera in cui, oltre che per colore, la scatola è veramente nera perché qui teniamo tutte le nostre vite sostanzialmente, guai a perderle. Le slide ancora non le sto facendo scorrere, per quello non scorrono, leggo una domanda sotto. Dicevo, il telefono ce l'abbiamo tutti. Noi volevamo fare in modo che, come dire, un'utenza molto trasversale che poteva essere interessata ai nostri contenuti potesse riceverli senza necessariamente dover, diciamo, accedere a Facebook, senza dover accedere a Twitter o senza dover mettere le notifiche su quei contenitori, su quei social dove comunque abbiamo anche un movimento di notizie molto più consistente. Noi twittiamo abbastanza spesso perché utilizziamo Twitter per tutto ciò che è, come dire, ultime notizie, quindi le ultime news, tutto ciò che è breaking news per noi va su Telegram, su Twitter, scusatemi. Quindi diciamo che chi imposta le notifiche su Twitter per quanto riguarda il mio social riceve parecchie sollecitazioni.
Su Facebook pure abbiamo una media di 2 o 3 post al giorno, in alcuni casi anche soltanto uno al giorno. Volevamo uno strumento che in qualche modo desse un pacchetto di notizie più pulite, più come dire, scelte e selezionate ad un utente trasversale che non necessariamente vuole sapere tutto quello che stiamo facendo, però magari vuole avere le informazioni principali dal Ministero. Solitamente vengono utilizzate le newsletter, in questo caso come momento di sintesi dell'attività di una istituzione. Non eravamo convintissimi di attivare lo strumento della newsletter, quindi abbiamo deciso di provare a maggio lo strumento di Telegram. Io adesso comincio a far scorrere le slide e direi, prima vediamo che cos'è Telegram. Non so se voi avete tutti Telegram, se siete tutti registrati a Telegram, se mi date un cenno su questo, poi ci servirà anche tra poco per... ok, perfetto, vedo già dei no. Se volete scaricarlo nel frattempo, poiché è un'app ed è abbastanza semplice, insomma, come WhatsApp e non richiede, diciamo, grandi manovre per poterlo fare, vi consiglio di farlo, altrimenti comunque poi più tardi vi mostrerò per chi ce l'ha direttamente le modalità per aprire un canale, vi chiederò di sperimentarlo per chi ha già Telegram sul telefono e quindi questo, insomma, può essere utile averlo. Fondamentalmente Telegram è un sistema di messaggistica gratuito, assomiglia molto a WhatsApp. Nelle slide vedete che ho messo un link alle FAQ che diciamo, lo stesso Telegram ha inserito sul proprio sito. Sono delle FAQ molto ben fatte, sono tutte in inglese, però insomma scritte con un inglese veramente molto semplice per chi dovesse avere problemi con la lingua. Vi consiglio di guardarle sia che vogliate attivare un canale istituzionale, sia che vogliate attivare un canale vostro, semplicemente per informarvi su cosa sia appunto Telegram. Telegram è un servizio di messaggistica gratuito. Consente di mandare foto, messaggi, video e file, quindi ti consente di fare esattamente quello che fa WhatsApp, però diciamo ha dei vantaggi, almeno così diciamo, sostengono i creatori, rispetto a WhatsApp in termini di sicurezza, in termini di velocità come dire, e soprattutto si muove su una piattaforma open source. Telegram nasce in Russia, come scoprirete leggendo le FAQ, ma non è based in Russia, quindi anche questo i creatori ci tengono a farlo sapere. L'headquarter infatti è situato a Berlino. Telegram permette di creare due cose: oltre che avere un profilo vostro, quindi esattamente come si fa normalmente su WhatsApp, cioè avere un vostro profilo utente con cui potete chattare con gli amici, mandarvi foto, insomma parlare in modalità SMS o mandarvi audio messaggi, permette di creare gruppi fino a 5.000 persone, oppure canali ad accesso illimitato di carattere pubblico o di carattere privato. I creatori la definiscono una combinazione fra email ed SMS. Noi abbiamo scelto Telegram, vi ripeto, sia per, diciamo, le garanzie di sicurezza che dava rispetto ai messaggi e alla riservatezza, sia per appunto la quantità di persone raggiungibili attraverso un canale pubblico, e c'è un accesso sostanzialmente illimitato. Telegram si può utilizzare sul vostro smartphone, sul tablet, sul PC, esattamente come per WhatsApp c'è una piattaforma Telegram web che, se insomma siete sul computer, potete provare ad aprire. È ovviamente utilizzabile con tutti i sistemi operativi. Vi ho isolato anche la parte delle FAQ in cui sostanzialmente vi spiega che potete farlo da ogni device e farlo contemporaneamente da più device, anche per gestire l'invio di messaggi e quindi il vostro canale. Noi al MIUR utilizziamo Telegram sia attraverso il telefono, perché ovviamente lo abbiamo sempre con noi, pur essendo uno strumento che, come vi dicevo prima, rispetto a Twitter o rispetto a Facebook, utilizziamo con un pochino più di parsimonia, essendo appunto un canale pubblico ma ad accesso volontario da parte degli utenti che normalmente, come dire, hanno magari Facebook aperto sul telefonino, hanno l'applicazione loggata, però spesso magari tolgono, si sloggano, quindi non vogliono essere continuamente raggiunti dalle notifiche, poiché in quel caso, come esattamente come per WhatsApp, la notifica comunque ti raggiunge. Cerchiamo di essere piuttosto, come dire, attenti con orari e tempi di invio e soprattutto con quantità di invio, come vi dirò dopo, per cui abbiamo una linea editoriale per cui tendenzialmente il MIUR non posta più di 3 volte su Telegram in un giorno, e ovviamente le 3 volte lo consideriamo abbastanza diciamo, un criterio limite. Quindi sicuramente per chi gestisce un canale pubblico, una netiquette di questo tipo va considerata in ragione dell'utenza che si vuole raggiungere e in ragione ovviamente dell'utenza che si segna al vostro canale.
Dunque, dicevamo appunto prima che Telegram ha queste possibilità. I gruppi servono per parlare con gli amici, ma immagino non facciano al caso vostro se siete una PA che vuole, come dire, sbarcare su Telegram e naturalmente potete utilizzarla per lavorare, quindi al posto di WhatsApp con i vostri colleghi. I supergruppi, Telegram prevede dei supergruppi che possono arrivare fino a 5.000 utenti, ma noi vogliamo più, immagino, o almeno tutti quanti ci speriamo, perché quando una PA si impegna nel comunicare con l'utenza, con il cittadino, insomma, si augura che quanta più gente possibile ovviamente aderisca ai suoi canali, sia perché è molto bello, diciamo, raggiungere il risultato, sia perché ovviamente quel risultato significa che c'è qualcuno che sta ad ascoltare. I canali, come vi dicevo prima, consentono di mandare messaggi pubblici ad una audience diciamo più ampia, quindi potenzialmente infinita. Noi quando abbiamo appunto scelto Telegram l'abbiamo scelto per questo, perché era quello che faceva per noi, cioè volevamo un canale ad, diciamo, informazione push verso l'utente che ci permettesse di far entrare nel canale quanta più gente volesse, e quindi abbiamo anche spinto inizialmente il nostro canale attraverso una serie di post sugli altri nostri social e facendo girare ovviamente la notizia in rete, perché appunto più gente possibile si aggregasse. Alla fine di questa slide troverete, macinerete anche questa, insomma, mi state confrontando sulla prossima apertura del vostro canale. Alla fine di questa slide trovate anche direttamente il link che vi porta alle FAQ sui canali di Telegram, e anche lì troverete tutte le altre informazioni utili, per entrare un pochino più nel dettaglio. In realtà vi ho elencato, diciamo, quelle principali. E ve le continuo ad elencare. Telegram, i canali possono avere un numero illimitato di membri, e quindi questo ci aiuta per quanto riguarda la PA, perché non mettiamo limiti né alla provvidenza né a quelli che ci vogliono seguire. Può avere più amministratori per gestire il canale. Noi abbiamo, diciamo, un telefono su cui abbiamo installato ovviamente l'applicazione. Peraltro, le stesse FAQ troverete le modalità per cambiare eventualmente il numero di telefono di riferimento nel momento in cui per qualsiasi ragione fosse necessario cambiare questo numero. C'è un gestore principale che corrisponderà al numero che inserirete nel canale o dal quale attiverete il canale. Ovviamente, a valle di quello potete aggiungere tanti amministratori quanto volete, e ovviamente se siete un gruppo di lavoro, uno staff, social, probabilmente ci sarà più di una persona che sarà messa in condizione di postare. Come vi dicevo prima, in una slide precedente, si può utilizzare anche dal web Telegram, quindi avete la possibilità di avere diciamo, un tool sul vostro desktop che vi consente ovviamente di inserire direttamente i messaggi da lì, e quindi anche di osservare lo scorrere dei messaggi. In realtà, a differenza di Twitter piuttosto che di Facebook, Telegram, come tutti gli altri strumenti di comunicazione verso l'utenza esterna, va certamente curato, e questa è una regola, diciamo, di base che ci ricordiamo sempre in PA Social, e di cui abbiamo parlato molto spesso anche con chi, come dire, ha accompagnato i nostri seminari in giro per l'Italia, quindi i rappresentanti di Facebook, di Google, di Twitter. I social vanno alimentati, i canali di comunicazione vanno alimentati. Non c'è cosa peggiore di far capire alla tua utenza che tu hai aperto qualcosa, hai aperto un canale perché volevi comunicare con loro, ma ad un certo punto ti sei stancato di farlo. Quindi pensateci sempre bene, questo è il consiglio generale. Oggi sono sbarcati su Facebook i carabinieri dopo un lungo ragionamento, e quindi anche loro, come dire, sono fra i nostri su Facebook, e parlando con i colleghi, appunto, a volte queste cose hanno una gestazione lunga, aia, dice Massimiliano, vi controllano dappertutto. Hanno una gestazione lunga perché appunto dietro c'è un lavoro. Ricordiamoci sempre, lo ricordava Sergio all'inizio, che i social non sono entertainment, o meglio, ci assomigliano molto, li utilizziamo così per la nostra vita privata, ma quando c'è un'amministrazione che sbarca sui social è lavoro in più per chi sta nell'amministrazione, non è un gioco. Chi sta dall'altra parte ci crede, vi posso assicurare di aver incontrato, esatto, Antonella, i social aumentano il carico di lavoro. Concordo pienamente, e come dire, a volte mi chiedo perché l'abbiamo fatto. In verità ne siamo estremamente convinti, perché poi nella vita reale, quella fuori dai social, per quanto ci riguarda, abbiamo avuto moltissimi riscontri di professori universitari, docenti, semplici studenti, cittadini, che quando insomma, andiamo a parlare di MIUR Social ci dicono: ah, voi siete quelli del MIUR Social, ma finalmente io so cosa fa il MIUR. E credo che questa sarà la più grande ricompensa del vostro lavoro, quando voi vi renderete conto, e ve ne renderete conto facilmente, già, insomma, vi
esatto, voi state scrivendo che restituiscono il senso ed è così, perché gli utenti non sempre ringraziano, e vi posso assicurare che nel caso del nostro ministero gli utenti non sempre ringraziano, perché a volte li facciamo un po' soffrire e con i docenti abbiamo un rapporto altalenante, ma ci vogliamo tanto bene, però appunto è un lavoro molto faticoso che alla fine, come dire, ci fa portare a casa dei risultati, ma che va coltivato sempre. Per questo dicevo, avere più amministratori anche per il canale Telegram chiaramente alleggerisce il lavoro di chi poi manualmente si deve mettere lì a gestire, come dire, i post. Ogni nuovo membro che si aggiungerà al vostro canale potrà vedere tutta la cronologia precedente, quindi non vi preoccupate se aperto un canale avrete all'inizio 50, 60, 200, 300 utenti, poi quando arriveranno tutti gli altri comunque potranno recuperare tutto, sempre che ovviamente abbiano voglia di farlo e sempre che siate stati e siamo stati bravi a raccontare cose interessanti per loro. Apri il tuo canale passo dopo passo. Vi ho messo quattro foto, quattro immagini di come si apre un canale. Se tutti avete in mano il vostro telefonino e volete fare la prova, sarebbe, diciamo, utile farlo, credo per voi, ma anche molto semplice. Se voi prendete Telegram e quindi aprite la vostra, diciamo, la vostra pagina di Telegram, molto semplicemente quella che vedete nella slide è il mio profilo Telegram, quindi quella sono io, quella è la mia immagine, e andando in alto a sinistra nell'hamburger menu si apre praticamente l'immagine che vedete lì a sinistra, ovvero ci sarà il vostro profilo, la vostra foto e sotto vi dirà che potete aprire un nuovo gruppo, una nuova chat segreta, un nuovo canale e poi ci sono i vostri contatti. Il nuovo gruppo, come dicevamo prima, è un gruppo ristretto e può arrivare fino a 5.000 utenti, quindi credo non sia quello di cui fondamentalmente avete bisogno. Voi avrete bisogno sicuramente di un nuovo canale se volete aprirlo. A quel punto vi basterà digitare su nuovo canale e vi si aprirà la schermata, lo screen che vedete a destra. A destra dove vi chiederà di inserire un nome del canale e una descrizione del vostro canale, che ovviamente sarà fondamentale per far capire chi sbarca o chi vi cerca su Telegram di che cosa vi occupate e che cosa potete raccontare loro o fare per loro. Successivamente vi chiederanno una cosa molto importante e vi chiederanno cioè se volete avere un canale di tipo pubblico o un canale di tipo privato, ovvero se volete che quello che postate e soprattutto il vostro profilo utente sia visibile nella rete e quindi che tutti vi possano trovare, oppure se volete che solo quelli a cui segnalerete il canale vi possano trovare. Scusate, nel frattempo è spuntato il sole sopra il ministero e quindi sembro illuminata da una stralluce, è semplicemente il sole. Dunque, ovviamente nel vostro caso per una PA dovrete inserire, grazie Antonella, speriamo, dovrete inserire canale pubblico, ovviamente, affinché tutti, tutti, tutti possano trovarvi. Come vedete è molto semplice, voi digiterete, cioè cliccherete su, selezionerete canale pubblico, sotto vi chiederà dove leggete link telegram.me/link. Al posto del link vi chiederà di mettere il nome del vostro gruppo, nel nostro caso è Miur underscore social, quindi a questo punto, e farò il controllo in diretta, chiederei a tutti coloro di voi che hanno Telegram di cercare Miur Social su Telegram e di aggiungersi alla nostra rete. Siamo 2609 e quelli che mi hanno detto di sì lo stanno facendo, almeno altri 3 o 4 fra poco li dovremmo aggiungere alla rete. Come vedete, il canale viene facilmente attivato e quindi in pochi passaggi, in 4 passaggi, voi avrete il vostro canale attivo. A quel punto il canale però va alimentato e quindi passo dopo passo sono pochi passi per l'attivazione, ma poi diciamo comincia tutto un cammino che è abbastanza impegnativo, un cammino nel quale necessariamente bisogna darsi delle regole. Dicevo prima che i canali vanno alimentati, è scontato, diciamo fino a un certo punto, nel senso che non è raro vedere canali pubblici alimentati poco, alimentati male, che non tengono il passo né con l'interesse dell'utenza né con l'attualità. Io sono una giornalista, sono prestata, diciamo, alla comunicazione istituzionale, la mia precedente vita, il mio precedente mestiere era fare il cronista, quindi ho portato un po' di questa impronta all'interno del ministero. Molto bene, Antonella,
Siamo i migliori, oserei dire, nel senso che l'impronta che poi si porta è indelebile e sicuramente utile. Perché? Perché il cronista ha chiaramente un approccio molto diretto con la realtà ed è un approccio che spesso nella pubblica amministrazione manca. E qui ritengo molto importante quello che ha fatto la legge 150, cioè, come dire, cercare di portare un po' di giornalismo dentro gli uffici stampa, dove chiaramente serve tutta una parte, come dire, dell'amministrazione per gestire i rapporti tra l'amministrazione e l'esterno, ma avere, come dire, un metodo, come dice Antonella, è necessario soprattutto perché fuori c'è tutto un mondo che aspetta queste notizie e le aspetta molto velocemente, non ha tempo da perdere. E dunque, la prima cosa da fare sul vostro canale sarà scegliere fra voglio gestire questo canale in modo artigianale, il che vuol dire lavoro, lavoro, lavoro. Abbiamo lavoro? Ne vogliamo dell'altro? Scegliete l'alimentazione manuale del canale. Automatismo, ve ne parlerà Piersoft subito dopo, e quindi Paolicelli. Allora, Massimiliano mi chiede se deve iscriversi, un dipendente deve fare deve farlo l'amministrazione. Allora, questo dipenderà da come la vostra amministrazione deciderà di impostare la gestione dei social. Nel senso, a noi hanno lasciato sostanzialmente carta bianca. Quindi l'ufficio stampa si occupa dei social, noi abbiamo una nostra policy che pubblicheremo a breve sul sito, in realtà non l'abbiamo ancora fatto perché dovevamo pubblicare il nuovo sito, poi insomma per una serie di ragioni ancora non siamo usciti con la nuova versione della piattaforma. Tendenzialmente sarebbe meglio, io credo, per come ho visto un po' lavorare l'amministrazione e anche per far sì che queste poi esperienze non diventino un'esperienza, come dire, che si perde immediatamente dopo, qualora ci fosse un cambio della guardia, perché se ne va il capo ufficio stampa, perché cambia l'addetto stampa, perché cambia l'amministrazione. Dunque, io credo che avere un telefono, diciamo, di riferimento dell'amministrazione sia la cosa migliore. Dopodiché, chiaramente, dicevo prima, c'è un po' di artigianato, quindi ci si arrangia come si può. Nel caso nostro, noi abbiamo utilizzato il mio telefono di servizio, che quindi, come dire, io posso anche tenere sotto controllo. Confesso che siamo un grande ministero, ma purtroppo con un piccolo ufficio stampa in termini di numeri, anche se molto, molto laborioso. Siamo io, tre addetti stampa, adesso abbiamo tre meravigliosi tirocinanti, tre ragazzi che saluto e ci stanno dando una grande mano, però poi fondamentalmente non abbiamo una direzione della comunicazione operativa in tal senso, quindi purtroppo ci dobbiamo muovere molto agilmente. Se posso, per quanto sia una fan, come dire, delle prassi, laddove queste tutelano un pochino anche il lavoro dell'ufficio stampa e di chi lavora nell'ufficio stampa, io sarei, insomma, esatto, tutto il mondo è paese, Antonella, ma mi sembrava la paliziano anche in vari incontri che abbiamo fatto in giro per il paese. E devo dire, se posso, visto che il lavoro è il vostro, visto che il lavoro è il nostro, d'accordo con, se avete una direzione della comunicazione o comunque un responsabile istituzionale della comunicazione, preso un accordo di massima, scegliete lo strumento più agile possibile, perché vi accorgerete che poi il canale vi prenderà la mano, dovrete alimentarlo, dovrete lavorarci su e quindi, come dire, grazie Sergio per ricordarcelo, che cosa mio mi sa che non valgono, sono un'esperta. Dunque, quindi dicevamo, la prima scelta da fare è automatismo versus alimentazione manuale, quindi, come dire, bot versus la mano, come dire, dell'ufficio stampa che tutti i giorni fa, come dire, una scelta editoriale e poi carica i contenuti. Noi, e io in particolare vi ricordavo, sono una cronista, quindi secondo me non sbagliate se seguite nella scelta delle vostre notizie, nel confezionamento soprattutto, il criterio del giornalismo, quindi ovviamente una gerarchia per importanza di notiziabilità, quindi sappiamo che stiamo arrivando nel telefono dei vostri utenti, li stiamo un po' disturbando, cioè possiamo rischiare di disturbarli, quindi scegliamo bene cosa vogliamo dirgli e quando vogliamo dirglielo. Per confezionare la news, fondamentalmente è necessario, credo, utilizzare le famose 5 W del giornalismo anglosassone, quindi who, what, when, where e why, ma senza dimenticare how, che non è una W, ma è sempre indispensabile quando si fa comunicazione istituzionale, e cioè come, soprattutto se stiamo dando una notizia di servizio. Ad esempio, noi oggi abbiamo aperto la piattaforma della carta del docente per spendere 500 euro per l'aggiornamento. Fra poco posteremo proprio su Telegram la news, rispetto all'apertura della piattaforma. Era stata aperta per gli esercenti, oggi lo sarà per i docenti. Naturalmente dobbiamo dirgli, come andarci, quindi, come dire, il how è necessario. Quelle 5 V vi aiuteranno a dire l'indispensabile, quindi a dire.
le cose essenziali, perché Telegram, ricordiamocelo, è un messaggino, un WhatsAppino, e quindi fondamentalmente non possiamo postare un intero comunicato stampa o, come si dice a Roma, insomma, fare un po' il pippone all'utente. L'utente ha bisogno di sapere che gli vuoi dire una cosa e che gliela vuoi dire brevemente. A tale proposito, io credo che ogni amministrazione in questo caso debba fare una scelta di campo quando usa questi messaggi, questi strumenti di messaggistica istantanea, se il canale debba essere un canale all news. E nel nostro caso è un canale all news, perché noi abbiamo tante cose da dire, è un'utenza talmente trasversale che volevamo, come dire, un po' ordinargli le idee e dargli le informazioni principali, oppure se magari invece volete aprire un canale che sia più tarato su un profilo di utente, volete un canale più per i ragazzi piuttosto che per, non so, la parte che si occupa di educazione, la parte che si occupa di agricoltura. Quindi se volete un canale tematico potete anche decidere di aprire un canale tematico. Telegram peraltro è utilizzabile anche quando si fanno eventi, e questo mi è capitato molto di vederlo, l'ho ritenuto molto utile, forum, stati generali, cioè grossi eventi in cui magari potete attivare di volta in volta dei canali Telegram per tenere aggiornati i vostri avventori su che cosa sta succedendo e quindi postare notizie in tempo reale. Questo può essere un uso, come dire, interessante, quindi non solo il canale ufficiale, ma anche dei canali dedicati in specifici momenti dell'anno legati a specifici eventi. Non dimenticate mai what time is it, quindi l'orario. Noi, se vi iscrivete appunto per chi è già su Telegram, ad esempio sul canale di Corriere, Corriere utilizza l'automatismo, quindi utilizza un robot, un bot come dire, per poter postare le notizie. Quindi se voi vi iscrivete al canale di Corriere vedrete che più o meno o al mattino alle 8:30 o alle 4:30, che sono fra gli orari, diciamo, privilegiati per l'attenzione degli utenti su Telegram, loro mandano un pacchetto di tre notizie che credo prevalentemente siano le tre notizie più lette, principalmente di cronaca, ma ovviamente vengono mixate anche con lo sport e con la politica, dove si ha un pacchetto di tre notizie e il link che rimanda direttamente alla notizia sul sito, in modo da poterla eventualmente approfondire se si vuole leggere di più. Quindi fondamentalmente titolo più link. In quel caso funziona molto bene, ma Corriere ovviamente è un giornale, ha una grossa gerarchizzazione dei contenuti, quindi i contenuti sono anche molto ordinati, sono divisi per categorie, per sezioni, e in quel caso quindi organizzare un bot è molto più semplice. Noi ci avevamo pensato per il MIUR, ma devo dire che la quantità di informazioni che vengono inserite sul nostro sito, non tutte direttamente controllabili peraltro da parte dell'ufficio stampa, ci ha un pochino scoraggiato e quindi abbiamo preferito l'alimentazione manuale. L'orario, sceglietelo, se deciderete di fare alimentazione manuale, sceglietelo un po' in base o a, come dire, quelle che sono più o meno i riferimenti che trovate facilmente anche in rete, degli orari consigliati per i singoli social, ma io direi di tararlo anche un po' sui vostri utenti. Noi ci siamo accorti a poco che, per esempio, al mattino è vero che abbiamo gli insegnanti online che comunque ci seguono, eccetera, però la nostra utenza è prevalentemente fatta dal mondo scuola, e quindi genitori, studenti, insegnanti. Di conseguenza, mandargli, come dire, un messaggio al mattino alle 8:30 significa incrociarli nel momento in cui avviano la loro giornata, per cui se non è una breaking news, questo non è di grande utilità, perché insomma uno guarda, mette via il telefono e non sta lì a leggere più di tanto. Per cui abbiamo scelto, diciamo, il pomeriggio o pomeriggio sera come il momento in cui il nostro utente medio, guardando a ok, infatti Antonella, noi abbiamo picchi per lo più pomeriggio sera, perché sono o i ragazzi anche da noi su Facebook che vanno a casa e quindi poi vedono i nostri post, oppure gli insegnanti che anche loro insomma la mattina hanno giustamente lavorato e vanno al pomeriggio. Al mattino c'è più o meno un'utenza da ufficio, oppure il mondo della ricerca per quanto ci riguarda, ma lì è un'utenza molto più raffinata e su cui è più difficile fare una comunicazione social, perché poi ha anche dei contenuti un po' più complessi e quindi non sempre semplificabili da mettere online. Quindi importante, riepilogando, scegliere la modalità di alimentazione, scegliere cosa mettere e cosa non mettere, datevi delle regole generali, vedrete poi che se l'alimentazione è manuale, in alcuni casi queste regole finirete col violarle, perché poi scoprirete che ci sono cose che possono essere interessanti e che prima magari non avevate valutato come tali, e ovviamente fate un buon editing delle cose che mettete su Telegram. Noi di solito scriviamo una
al massimo 1.000 battute per un post su Telegram, quando addirittura non facciamo direttamente un inoltro dei tweet, soprattutto se il tweet del Miur in quel caso è già corredato di una bella immagine, di una bella infografica. In quel caso prendiamo dal nostro profilo Twitter, copiamo il link del tweet, lo trasportiamo dentro la piattaforma Telegram, lo incolliamo, facciamo partire il post, quindi facciamo l'invio e semplicemente viene confezionato come appunto un tweet con sotto l'immagine, quindi anche molto ordinato. Mediamente, per quanto ci riguarda, cerchiamo sempre di mettere appunto al massimo, massimo 1.000 battute o altrimenti poche righe, 2 o 3 righe con il rimando a un file più completo oppure un'immagine o un'infografica, che sono sempre molto apprezzate dagli utenti, anche perché diciamo, è un utente che ha un approccio molto immediato con il mezzo. Noi abbiamo 2.600 utenti e anzi controllo, come dire, se vi siete aggiunti o se come dire, avete fatto, se avete, no, non vi siete ancora aggiunti, vi controllo, fatelo prima della fine del nostro incontro. Dunque, postare è semplice come mandare un SMS, però appunto preparate prima bene i vostri testi per essere sicuri che non ci siano errori. Potete farlo preparandolo in un Word, potete utilizzare l'applicazione web, come dicevo prima, per postare, che quindi vi aiuta a tenere tutto più sotto controllo. Ovviamente lo spazio è piccolino come quello di WhatsApp, quindi diciamo, la gestione sul telefono del post, tanto più è lungo e quanto più la gestione del post è difficile. Per questo vi consiglio, anche se fate una gestione manuale, post molto corti. Programmate sempre le vostre attività e state tranquilli, se si sbaglia c'è sempre la possibilità di correzione e quindi è molto semplice, basta praticamente prendere il vostro ultimo post. Cliccare sopra con il dito si apre questa schermata che voi vedete, in cui sostanzialmente la maggior parte delle voci non dovrebbe interessarvi, quelle importanti sono le ultime due, ovvero modifica e vi riapre praticamente il post e vi consente di sistemarlo anche semplicemente se l'editing non vi è piaciuto. Ovviamente poi comparirà sotto la dicitura post modificato, però insomma errare è umano e anche modificare è giusto anche solo per aggiungere qualcosa. Ovviamente si può eliminare il post qualora sia proprio mal riuscito e vogliate rifarlo, quindi non si possono cancellare i post in qualsiasi momento, quindi non c'è assolutamente problema. Per quanto riguarda Miur Social, come vi dicevo prima, noi l'abbiamo lanciato a maggio, l'abbiamo lanciato in occasione del forum PA. Se pensate di lanciare un canale anche per gratificare il vostro lavoro e per renderlo immediatamente operativo, consiglio ovviamente di immaginare un lancio, se non ufficiale, quindi con addirittura insomma, una vera e propria conferenza stampa, ma di incastrarlo, inanellarlo con qualche occasione pubblica importante. Noi abbiamo voluto farlo in occasione del forum PA, in cui fondamentalmente portammo una piattaforma per i pagamenti in rete delle scuole e questo nuovo strumento di comunicazione, avendo anche immaginato un momento di proprio dibattito sui social, sui nostri social con gli utenti al nostro stand e anche diciamo allo stand della funzione pubblica, abbiamo proprio deciso di lanciare il canale in quei giorni, quindi portando una vera e propria novità al forum PA. Oggi siamo, come dicevamo prima, scusate, qui ho sbagliato, mi sono diciamo fomentata da solo, ho messo 3.600, in realtà sono 2.600, di cui 2.000 mediamente attivi, quindi poi vi manderò le slide in formato corretto. 2.000 mediamente attivi che cosa significa? Questa credo sia uno degli aspetti più importanti per voi, per la vostra gestione dei social e soprattutto del canale e diciamo anche la motivazione e la spinta un po' a farlo questo canale. Credo che una cosa molto importante dei social e non sempre, come dire, ben valorizzata da parte di chi li utilizza, proprio perché, come scriveva prima qualcuno di voi, siamo pochi, c'è tanto lavoro da fare, bisogna sempre fare cose, non c'è a volte quel momento di riflessione anche di consuntivo. In realtà io vi consiglio poi a fine settimana, sempre, come cerchiamo di fare noi, sia per gli altri canali come anche per Telegram, di farvi un punto sull'andamento della settimana. Quindi se avete degli strumenti ovviamente di analisi o potete utilizzare gli insight, sia per Facebook che per Twitter, dei vostri profili offerti dalle piattaforme sia di Facebook che di Twitter. Per quanto riguarda
Telegram, e la vostra ricevuta di ritorno, che dicevo appunto, secondo me è uno degli strumenti più interessanti dei social perché ti consente anche un po' quel brivido della notizia di capire subito quanti spettatori hai in linea. Lo strumento in questo caso è quello delle views, cioè voi vedrete che accanto, o meglio, sotto ad ognuno dei vostri post ci sarà un numero accanto ad un occhio. Quell'occhio rappresenta ovviamente le visioni, le views, quante volte è stato visto quel post, che decreta un po' il successo, ovviamente o l'insuccesso di quella determinata notizia di quel post. Noi ne abbiamo fatto uno alle 13:07, che al momento è stato visto da 400 persone e riguardava il mondo universitario, che devo dire, sperando che non mi sentano appunto quelli della ricerca e dell'università, sono sempre le nostre notizie un pochino meno lette, perché appunto un pochino più tecniche, meno, come dire, nazional popolari. Il top dei nostri post e quelli che ci fanno fare, come dire, il botto ogni volta che li mettiamo su internet sono tutti quelli legati alla maturità. Noi abbiamo portato il nostro canale Facebook praticamente da 10.000 a 40.000, 42.000 utenti in un giorno, soltanto quando abbiamo annunciato via Facebook le materie della seconda prova della maturità lo scorso anno. Quindi questo, come dire, la scelta dei temi è ovviamente molto importante, perché da un lato decreta, come dire, il successo dell'uso dello strumento e anche un risultato ovviamente per gli uffici che lavorano con quello strumento, e dall'altro però vi fa anche un po' postiamo, come dicevo prima, ci siamo dati queste regole, postiamo una media di 3 notizie al giorno, in cui la nostra netiquette su Telegram è questa: poca politica, perché nel nostro caso, come dire, ripeto, abbiamo un'utenza molto trasversale e non dobbiamo fare, come dire, il megafono del ministro su tutti gli strumenti, perché lo riteniamo uno strumento di servizio in questo caso. Quindi cerchiamo di postare molte news di servizio per avvisare gli utenti, non so, della partenza delle iscrizioni online, dell'avvio della piattaforma per appunto gli acquisti dei docenti per l'aggiornamento professionale, piuttosto che la pubblicazione di una circolare di particolare importanza. Cerchiamo di dare appunto news di servizio, di utilizzare i video qualora li abbiamo a disposizione, e quindi di postarli linkando, diciamo, da YouTube, dal nostro canale YouTube, e di utilizzare immagini ed infografiche. Prevalentemente comunque utilizziamo testi, essendo un servizio di messaggistica. Ripeto, cerchiamo di fare testi abbastanza brevi per evitare che quel messaggio possa essere di qualche disturbo o possa essere pesante da leggere per gli utenti, e eventualmente rimandiamo ad un link che possa poi servire da approfondimento per chi vuole comunque approfondire la notizia. I nostri social sono collegati fra loro, lo vedrete fra poco, non lo faccio in diretta semplicemente perché sto aspettando l'autorizzazione di un testo. Fra poco noi metteremo una news sul sito in cui scriveremo che appunto da oggi è accessibile la web applicazione per la carta del docente e degli insegnanti. Abbiamo già preparato il post per Facebook che riprende quella news, confezionando il testo in modo diverso. Quello stesso testo lo abbiamo di nuovo rilavorato per Telegram, e quindi lo metteremo su Telegram, come dire, con una ulteriore semplificazione e utilizzando la stessa immagine utilizzata sugli altri social. E ugualmente poi il tweet, diciamo, partirà di conseguenza. Quindi, come vi ripeto, è un lavoro molto artigianale, molto faticoso, però poi che ha una sequenzialità tale per cui poi nel tempo ci accorgiamo che effettivamente gli utenti sono più coscienti, più consapevoli delle cose che facciamo. Abbiamo riscontri non solo numerici attraverso le piattaforme che ci consentono di monitorare appunto chi ci segue, quando, in che orari e su quali notizie in particolare, ma anche poi anche riscontri fisici quando facciamo gli incontri, che questo lavoro effettivamente, se ben fatto, poi dà i suoi riscontri.